20. Terminale fisico. Non è l'anima che è pazza, ma è il cervello che è malato. E il cervello è l'organo attraverso cui l'anima esplica la sua attività. Quindi la pazzia è una grossa bugia. La pazzia non esiste. Ecco ciò che penso dopo aver diretto per 30 anni un manicomio criminale. Il corpo necessita dell'anima per vivere e l'anima ha bisogno del corpo per agire. Inoltre l'anima, per poter esplicare la propria attività, ha bisogno di quel determinato strumento del corpo che è il cervello. Se questo organo non funziona, se ha delle malformazioni, delle anomalie, è in poche parole malato, la sua malattia impedisce la corretta esplicazione delle facoltà dell'anima e a questo punto la scienza ufficiale emetterà il verdetto di malattia psichica o di pazzia. Ma che cosa significa pazzia? La pazzia non esiste. Esistono invece malattie cerebrali che noi ancora non conosciamo. Il cervello è solo il terminale fisico in cui affluiscono i segnali dei corpi superiori. Quindi il cervello non è i pensieri, ma l'antenna che nel piano fisico riceve i pensieri provenienti dal corpo mentale, che è uno dei corpi superiori dell'individuo. Così il vero pensatore non è l'individuo che pensa, ma la coscienza di quell'individuo, la quale emana i corpi inferiori, che sono il corpo mentale e il corpo astrale. Se l'antenna, cioè il cervello fisico, non funziona o riceve male i messaggi del corpo mentale, chiamati pensieri, questo non significa che i pensieri siano errati o malati, come si intende con la definizione di pazzia.